Specchio Nero, il secondo libro di Rosalba Evangelista, il primo però libro di poesie, un esperimento, così l'ha definito lei, che adesso ci raggiunge e prende posto qua sulla nostra Lady P. Buongiorno Rosalba, ciao, Erika. Benvenuta. Ciao. Ti restituisco quindi la tua seconda fatica. Grazie. Specchio Nero, una raccolta di poesie che tu definivi malinconiche. Sì. Diciamo che io mi sono avvicinata alla poesia da poco, perché ho scritto un romanzo, poi a settembre scorso, così, ho sperimentato una mattina su un post-it, perché io le poesie le scrivo sui post-it, e ho scritto la prima poesia che si intitola Esistenza. L'ho scritta per me, molto corta e piccolina, poi con una mia cara amica che si chiama Valentina gliel'ho fatta leggere, perché poi le poesie sono personali, cioè è più facile forse presentare un romanzo, è molto più semplice che anche una singola poesia, perché la poesia è personale, intima, come dici tu, e avevo un po' di timore, un po' di vergogna, diciamo. Lei l'ha letta, gli è piaciuto un sacco, mi ha detto: perché non la pubblichi sulla tua pagina Facebook? L'ho pubblicata e c'è stato un boom di consensi. Allora a quel punto lì ho detto: vabbè, proviamo a scriverne qualcun'altra, vediamo se è stata l'unica oppure. Ho iniziato a scriverne una all'incirca ogni 10 giorni, quando sempre avevo l'ispirazione. Sempre attraverso Facebook? Sì, sempre lì. E sono piaciute tutte. E quindi da Facebook poi è nato il sì, tuo sì. libro Specchio Nero. Rosalba, tu sei genovese? Sì, sì, sì. E quindi quest'area di malinconia secondo te viene un po' dalla tua genovesità o no? Questo non lo so, perché non mi sono messa lì a studiare un genere, è stata tutta una cosa molto naturale, quindi si vede che dentro di me la mia parte malinconica attraverso la scrittura riesco a farla fuoriuscire, che poi nella mia vita non sono così, perché il libro è abbastanza, come dici tu, malinconico, un po' cupo, però sono sentimenti forti. Io li ho buttati fuori attraverso la scrittura, si vede che la mia parte noir, chiamiamola così, viene fuori. Infatti non a caso si chiama Specchio Nero. Sì, sì, gli ho dato il titolo di una poesia che comunque contiene la piccola raccolta. E, no, come dicevi tu, non credo sia, perché Genova poi è una città splendida, dove splende il sole, c'è il mare, tutto. Non sempre, oddio. Sì, oggi sole, no, però. E quindi insomma non ritorna nello Specchio Nero, ma è qualcosa di tuo e di intimo. È qualcosa, che hai voluto, sì. Mettere, ed è tra l'altro interessante mettere prima su Facebook e poi è finito all'interno del tuo libro. Sì. Noi di solito ci salutiamo con un consiglio letterario. Rosalba, a questo punto direi che il consiglio appunto è quello di leggere Specchio Nero. Grazie, grazie mille, grazie a te.